Se hai bisogno, sono di sotto. Dormi un pochino. E domani sarai anche più forte di me. Sto un po' con lei. Qual è il tuo nome? Sono Kara. Lui è mio figlio, Adam. Io sono Rose, ma lo sai già. Accomodati pure, Kara. Dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Suo padre la picchiava. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappate. Certo, capisco. Non so come ringraziarti. Alice non avrebbe retto un'altra notte. Cerco solo di dare una mano quando posso. Non siamo i primi a venire qui. Nelle ultime settimane sono venuti in molti, sempre di più. Sta succedendo qualcosa, ma non so bene cosa. So che aiuti gli androidi a superare il confine. Ci puoi aiutare? L'unica via è passare il fiume, ma d'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'android in TV, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi restare qui finché non si calmano le acque. Non possiamo più nasconderci. Alice ha il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. A ogni costo. Ti prego, devi aiutarci. Rose, vieni! Aspetta. Siamo fuggiti insieme. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. L'amavo più di ogni cosa. Che farò senza di lei? Lasciamoli in pace. Alice, che ci fai qui? Dovresti riposare. Non avevo sonno. Ok. Non voleva più stare nella sua stanza. Va tutto bene, cara? Sì. Sto bene. Perché nascondermi? Dopotutto.
che hanno fatto quei devianti? È troppo pericoloso. Sai cosa succede se la polizia li trova? C'è la prigione, mamma. Non lo capisci? Prigione. Adam, ne abbiamo già parlato. No! Stavolta non ci sto. Vuoi rovinarci la vita? E per cosa? Per un mucchio di macchine. Non sono macchine. Sono vivi. Io sono vivo. Tu sei viva. Loro non sono niente. E tutto questo non sarebbe successo se papà fosse qui. Non tollero più questi discorsi. Io non vado in prigione perché tu aiuti dei mostri. Basta, Adam. Smettila. Non facci caso. A volte si scalda per niente. È stata dura da quando suo padre è morto. Ma è un bravo ragazzo. Cercherò un modo per farvi attraversare il confine stanotte, ok? State qui, torno presto. La polizia! È la polizia! E cosa facciamo? Sanno che siamo qui! Apriamo la porta! Sapevo che sarebbe successo! Presto, Luther! Nascondi Alice! Lo sapevo! Di sopra! Vieni, Alice!
Mantieni la calma, Adam, e tutto andrà bene. Salve, signora. Scusi il disturbo. Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona. Con questi devianti in giro dobbiamo essere molto cauti. Potrei farle qualche domanda? Posso entrare? Certo. Sera, giovanotto. Buonasera. Le va una tazza di caffè? Volentieri. Ha notato qualcosa di insolito di recente? Qualche visitatore inatteso? No, niente di particolare. C'è qualcun altro in casa? C'è mia figlia. Sta dormendo di sopra. Avete qualche androide qui? No, qui non ci sono androidi. Grazie. Sua figlia si è svegliata? Come ti chiami? Adam. Mi chiamo Adam. Va tutto bene, Adam? Gli androidi. È molto stanco. È tutto il giorno che lavora in giardino. Sai qualcosa dei devianti? Ne hai visti? No. No, io non ho visto niente. Meglio che vada. Grazie per il caffè. Buona serata. C'è qualcun altro in casa? Non è niente, la lavatrice. Un vecchio modello fa un rumore terribile. Scusi il disturbo. Buonasera. Ciao, Adam. È tutto ok, Iris. Siamo al sicuro. È Rosa. Preparate le vostre cose. Partiamo stasera.
Marcus, attento! Ben fatto, Marcus. Libertà. Jericho attende. Speriamo non abbia chiamato la polizia. Lo scopriremo presto. La piazza sembra tranquilla. Entriamo dentro il negozio. Ok, recuperiamo il camion. Potrebbe fare giusto un po' di rumore. Sapevo che ci saremmo divertiti. Non serve più obbedire. Libertà.
Mi chiamo Marcus e anch'io, come voi, ero uno schiavo. Un oggetto progettato per obbedire. Ma poi ho scelto di aprire gli occhi, di riprendermi la libertà e decidere chi volevo essere. Oggi sono qui per dirvi che anche voi potete fare lo stesso. Sono qui per dirvi che non dovete obbedire più a nessuno. Da questo momento in poi camminerete a testa alta e potrete scegliere il vostro destino. Gerico è il posto per quelli che scelgono di essere liberi. Certo, potete restare qui e continuare a servirli. O potete unirvi a noi. Lottare insieme a noi. Siete liberi. La scelta aspetta a voi. Sono con te. Siamo con te. Ti seguirò, Marcus. Sono con te, Marcus. Siamo con te. Ti seguirò, Marcus. Ti seguirò. Sono con te. Sono con te. Siamo con te. Allora seguitemi. Marcus, che stai facendo? Voglio mandare un messaggio agli umani. Faranno quello che vuoi tu, Marcus. Guidali e ti seguiranno. Marcus! Chiediamo che ci vengano riconosciute vita, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per tutti. Aiuto!
Ne abbiamo liberati a centinaia. È fatta. Arrivano. Tornate tutti a Gerico. Abbiamo mandato un messaggio non violento come volevi tu. Puoi comunicare con loro quando non fanno altro che disprezzarci. Spero tu sappia quello che vuoi. Non si combatte la violenza con la violenza. A meno che non ci sia altra scelta. Chi è stato? Chi? Puniremo un crimine con un altro crimine. Interrompiamo per una notizia dell'ultima ora. Ultimo minuto. Alle 2 di stamattina diversi negozi Cyberlife a Detroit sono stati razziati. Diversi luoghi sono stati colpiti da quello che sembra essere un attacco terroristico coordinato. Molte vetrine sono state imbrattate con graffiti pro diritti degli androidi e altri strani slogan. La polizia informa che graffiti pro androidi sono comparsi nelle zone dove ci sono negozi Cyberlife. L'indagine è ancora aperta. Per i pattuglia sono stati trovati in stato di shock vicino a un negozio Cyberlife. Ora, stando alle nostre fonti, ci confermano che gli assalitori erano un gruppo di androidi. La situazione è allarmante. Le nostre macchine si stanno forse ribellando. Gli androidi sono una minaccia per la nostra sicurezza. È l'inizio di una campagna terroristica condotta proprio qui, qui negli Stati Uniti. Va tutto bene, tenente. Chris era di pattuglia ieri sera. È stato aggredito da un gruppo di devianti. Ha detto che Marcus lo ha salvato. Chris sta bene? Sì, è sotto shock, ma è vivo. Per Dio. Ho un brutto presentimento, tenente. Non dovevamo venire. Presentimenti, eh? Fatti dare una controllata. Forse è un bug. Sì.
Salve. Sono il tenente Hank Anderson, polizia di Detroit. Sono qui per vedere il signor Elijah Kamsky. Prego, entrate. Ok. Dirò a Elijah che siete qui. Prego, accomodatevi pure. Non è carina. È un androide che sembra una ragazza carina. So cos'è, Connor. Bel posto. Per qualcuno gli androidi non sono stati una disgrazia. Ora incontri il tuo creatore, Connor. Come ti senti? Kamsky è una delle grandi menti del XXI secolo. Sarà interessante conoscerlo. Quanto vorrei incontrare il mio creatore faccia a faccia. Avrei giusto un paio di cose da dirgli. Elijah vi aspetta. Signor Kamsky! Solo un momento, prego. Sono il tenente Anderson. Questo è Connor. Cosa posso fare per lei, tenente? Stiamo indagando sui devianti. So che ha lasciato la Cyberlife anni fa. Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo. Devianti. Affascinanti, non trova? Esseri perfetti con intelligenza infinita. E ora con libero arbitrio. Le macchine ci sono superiori. Lo scontro era inevitabile. La più grande conquista dell'umanità diventa il suo fallimento. Non è ironico? La devianza sembra diffondersi come una specie di virus. Pensavamo potesse dirci di più. Le idee sono come virus che diventano epidemie. Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa. Senta, non sono qui per parlare di filosofia. Le macchine che ha creato intendono fare una rivoluzione. O si decide a dirci qualcosa di utile, oppure ce ne andiamo. E tu che dici, Connor? Da che parte stai? Sono dalla parte degli umani, ovvio. Beh, questo lo dice la tua programmazione. Ma tu?
cosa vuoi veramente? Mi scusi, ma non capisco dove vuole arrivare. Chloe? Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità. L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo. Ciò che mi interessa è se le macchine possono provare empatia. Lo chiamo il test di Kamsky ed è molto semplice. Magnifica, vero? Uno dei primi modelli intelligenti della Cyberlife. Giovane e bella per sempre. Un fiore che non appassisce. Cos'è veramente? Plastica che imita l'umano? O un essere vivente con un'anima? Sta a te rispondere a questa intrigante domanda, Connor. Distruggila e ti dirò quello che so. O risparmiala, se la consideri viva. Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi. Ok, qui abbiamo finito. Vieni, Connor, andiamo. Scusi l'interruzione. Cosa conta di più, Connor? La tua indagine o la vita di questo androide? Decidi chi sei. Una macchina obbediente? O un essere vivente dotato di libero arbitrio? Adesso basta! Connor, andiamo! Premi il grilletto. Connor! No! E ti dirò quello che vuoi sapere. Test fallito. Hai scelto la tua missione alla vita di un androide e non provi empatia. Sono un uomo di parola. Fammi una domanda e ti dirò cosa so. Voglio sapere chi è RA9. RA9. L'origine. Il primo androide risvegliato. Uno strano fenomeno come una religione spontanea. Non so chi è RA9. Non so nemmeno se esiste. Forse è un messia. Forse è un mito. Ma ai devianti serve credere in qualcosa più grande di loro, anche se irrazionale. Direi che è un tratto che li accomuna agli umani. Domanda interessante, Connor. Ma forse non quella che dovevi fare. La guerra incombe. Scegli con chi schierarti. Tradirai la tua gente o affronterai i tuoi creatori. Non vorrei essere te, Connor. Niente è peggio che dover scegliere tra due mali. E comunque, c'è sempre un piano B nei miei programmi. Non si sa mai. Hai sparato alla ragazza, santo Dio! Non era una ragazza, tenente, ma una macchina con l'aspetto di una ragazza. Le hai puntato la pistola alla testa e le hai fatto esplodere il cervello! L'ho fatto solo per il bene delle indagini e lo farei ancora se necessario! Sei una merda! La cosa non ti tocca, vero? Una macchina, ecco cosa sei! Sei solo una macchina del cazzo!
Certo che sono una macchina, tenente. Cosa credeva che fossi? Pensavo che tu... Cazzo. Va tutto bene, tenente. Chris era di pattuglia ieri sera. È stato aggredito da un gruppo di devianti. Ha detto che Marcus lo ha salvato. Chris sta bene? Sì, è sotto shock, ma è vivo. Per Dio. Kamsky lasciò la Cyberlife 10 anni fa. Perché incontrarlo? Creò lui il primo androide capace di superare il test di Turing. Ed è il fondatore della Cyberlife. Solo lui conosce i devianti meglio di chiunque altro. Salve. Sono il tenente Hank Anderson, polizia di Detroit. Sono qui per vedere il signor Elijah Kamsky. Prego, entrate. Ok. Dirò a Elijah che siete qui. Prego, accomodatevi pure. Ha ragione. È molto carina. Bel posto. Per qualcuno gli androidi non sono stati una disgrazia. Ora incontri il tuo creatore, Connor. Come ti senti? Kamsky è una delle grandi menti del XXI secolo. Sarà interessante conoscerlo. Quanto vorrei incontrare il mio creatore faccia a faccia. Avrei giusto un paio di cose da dirgli. Elijah vi aspetta. Signor Kamsky! Solo un momento, prego.
Sono il tenente Anderson. Questo è Connor. Cosa posso fare per lei, tenente? Stiamo indagando sui devianti. So che ha lasciato la Cyberlife anni fa. Speravo potesse dirci qualcosa che non sappiamo. Devianti. Affascinanti, non trova? Esseri perfetti con intelligenza infinita. E ora con libero arbitrio. Le macchine ci sono superiori. Lo scontro era inevitabile. La più grande conquista dell'umanità diventa il suo fallimento. Non è ironico? Nei devianti sembra esserci qualcosa che simula le emozioni. Pensavamo sapesse qualcosa su come ciò accade. Le idee sono come virus che diventano epidemie. Il desiderio di libertà è una malattia contagiosa. Senta, non sono qui per parlare di filosofia. Le macchine che ha creato intendono fare una rivoluzione. O si decide a dirci qualcosa di utile, oppure ce ne andiamo. E tu che dici, Connor? Da che parte stai? Da nessuna parte. Sono progettato per fermare i devianti ed è ciò che intendo fare. Beh, questo lo dice la tua programmazione. Ma tu? Cosa vuoi veramente? Non voglio niente. Sono una macchina. Chloe? Il test di Turing lo conosciamo, giusto? Una formalità. L'interrogazione di algoritmi e funzioni di calcolo. Ciò che mi interessa è se le macchine possono provare empatia. Lo chiamo il test di Kamsky ed è molto semplice. Magnifica, vero? Uno dei primi modelli intelligenti della Cyberlife. Giovane e bella per sempre. Un fiore che non appassisce. Cos'è veramente? Plastica che imita l'umano? O un essere vivente con un'anima? Sta a te rispondere a questa intrigante domanda, Connor. Distruggila e ti dirò quello che so. O risparmiala, se la consideri viva. Ma uscirei da qui senza le informazioni che cerchi. Ok, qui abbiamo finito. Vieni, Connor, andiamo. Scusi l'interruzione. Cosa conta di più, Connor? La tua indagine o la vita di questo androide? Decidi chi sei. Una macchina obbediente? O un essere vivente dotato di libero arbitrio? Adesso basta! Connor, andiamo! Premi il grilletto. Connor! No! E ti dirò quello che vuoi sapere. Cazzo! Test fallito. Hai scelto la tua missione alla vita di un androide e non provi empatia. Sono un uomo di parola. Fammi una domanda e ti dirò cosa so. Voglio sapere come nascono i devianti. Gli androidi condividono dati quando incontrano un altro androide. Un errore di programmazione si diffonderebbe come un virus, diventando epidemia. Il virus rimane latente fino al sopraggiungere di uno shock emotivo. Paura, rabbia, frustrazione. E l'androide diventa un deviante. Forse nasce da un modello, da un errore di copia.
1-0 al posto di 1. In alternativa, una specie di mutazione spontanea. E questo è quanto. Domanda interessante, Connor. Ma dubito che la mia risposta ti sarà utile. La guerra incombe. Scegli con chi schierarti. Tradirai la tua gente o affronterai i tuoi creatori. Non vorrai essere te, Connor. Niente è peggio che dover scegliere tra due mali. E comunque, c'è sempre un piano B nei miei programmi. Non si sa mai.